La meditazione è l'arte di essere pienamente presenti. Nel buddismo, la meditazione è una pratica per raggiungere la massima felicità e la massima illuminazione. È un modo per allenare la mente a una maggiore consapevolezza o saggezza. La meditazione è senza sforzo, e allo stesso tempo faticosa. Faticosa perché se volete fare qualcosa di buono per voi stessi, allora dovete fare un po' di fatica, ma senza sforzo perché se non avete alcun desiderio o brama per qualcosa, allora non c'è nemmeno bisogno di alcuno sforzo da parte vostra. Le persone meditative non hanno alcuna paura nella loro vita, perché sanno che tutto in questo mondo viene da me, la stessa cosa che sono, e che faccio in ogni momento della mia vita, ogni giorno, e ogni notte. Non si preoccupano di nulla. Non hanno alcun problema. Non sentono alcun dolore in nessuna parte della loro mente o del loro essere, perché sanno di essere pieni di gioia e di beatitudine, e non hanno alcun dubbio. Sanno cosa significa la vera libertà. Questo tipo di libertà non può essere raggiunto con nessun altro mezzo se non con la meditazione, perché solo attraverso la meditazione possiamo capire veramente come siamo noi stessi, piuttosto che come pensiamo di essere, come gli altri pensano che dovremmo essere, o come la società si aspetta da noi, ovvero essere buoni cittadini o gentiluomini. La cosa più importante nella meditazione non è sedersi e farla, ma avere il giusto atteggiamento. L'atteggiamento di equilibrio meditativo è semplicemente la capacità di vedere le cose come sono, senza un punto di vista o una valutazione personale. Quando si guarda un fiore in un certo modo, è solo un fiore. Quando lo si guarda in un altro modo, è un'altra cosa. Ma in qualsiasi modo lo si guardi, è sempre e solo un fiore, niente di più e niente di meno. In altre parole, quando si è in uno stato di equilibrio meditativo, si vedono tutte le cose come realmente sono, niente di buono o di cattivo, niente di bello o di brutto, niente di speciale, solo la realtà di questo momento. Le persone meditative pensano come i bambini. Seguono il flusso delle cose, seguono il desiderio del loro cuore. Vivono in armonia con il mondo che li circonda, e cercano di non disturbare la pace mentale o la felicità degli altri dicendo qualcosa di stupido, facendo qualcosa di brutto, o creando qualche tipo di disturbo per conto proprio. Hanno la capacità di osservare con distacco le proprie reazioni e quelle degli altri. Non si attaccano a nulla, comprese le reazioni degli altri nei loro confronti. Riescono ad essere gentili nei discorsi e nei modi, senza perdere la fiducia in se stessi o la dignità. Non hanno paura di essere giudicati o criticati dagli altri, hanno un senso dell'umorismo nei confronti di se stessi e delle proprie manie, qualità che rende molto facile convivere con loro, giorno dopo giorno. La meditazione dà anche uno scopo nella vita, una ragione per essere vivi e per lavorare a qualcosa di valido, il che aiuta a non annoiarsi o a non essere inquieti nel proprio lavoro o nella propria attività, che è un'altra qualità che la maggior parte dei meditatori possiede, perché hanno qualcosa di significativo da fare mentre sono svegli durante il giorno, mentre la maggior parte delle persone passa il tempo a guardare la TV, o a navigare su internet di notte. La meditazione vi aiuta ad essere al meglio, perché vi insegna a essere più rilassati e calmi quando siete sotto stress o sotto pressione. Inoltre, insegna a gestire meglio se stessi in situazioni in cui le persone possono criticarvi, o cercare di mettervi in difficoltà. Non potete lasciarvi abbattere, perché sapete quanto sia importante mantenere la calma e la compostezza, in modo che gli altri non vedano quanto siete arrabbiati per quello che dicono o fanno. Questo darà loro l'impressione di aver vinto su di voi, e di aver ottenuto ciò che hanno fatto o detto, per ottenere ciò che volevano da voi. Una persona veramente meditativa non si preoccupa del futuro o del passato. Una persona veramente meditativa non giudica nessuno, prova compassione per gli altri,
e cerca di aiutarli in ogni modo possibile se vede qualcuno che ha bisogno di aiuto, o di una guida. Una persona veramente meditativa non ha attaccamenti, non si attacca a nulla di esterno come persone, luoghi o cose che entrano nella sua vita, perché queste cose tendono a essere temporanee, e alla fine passano. Questo non significa che una persona che medita non abbia amici o familiari importanti per lei, perché è possibile per una persona che medita avere ancora rapporti stretti con altre persone, ma sa che la coscienza è l'unica realtà, e tutte le altre cose sono temporanee. Può essere difficile trovare il tempo per meditare, ma quando lo trovate, diventerà parte della vostra pratica consapevole. Se vi impegnate a trovare il tempo per una piccola quantità di meditazione, che sia di 5 o 10 minuti al giorno, sentirete la differenza. Vi amiamo profondamente, siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia di luce, siamo la Federazione Galattica. Ao, Aurora Rei, ambasciatrice della Federazione Galattica, si prega di condividere.